speciale TG, voglia di politica, voglia di partecipazione, avremmo potuto scrivere, ma insomma a volte i titoli lunghi sono non da preferire, quindi voglia di politica, ma anche perché politica è partecipazione. La voglia delle nuove generazioni che si candidano a un ruolo di classe dirigente, e non è ovviamente il nuovo, non sta soltanto dal punto di vista per una valutazione anagrafica, ma anche per una capacità recente, una voglia recente di essersi, di essere disceso in campo, insomma, di aver abbracciato la croce, ma anche la gioia evidentemente della partecipazione. Insomma, parleremo di questo, lo faremo con degli ospiti, ascolteremo dei contributi. Vi presento a partire dalla mia sinistra Roberto De Luca, un cognome importante, una responsabilità ovviamente importante, ma anche una voglia di mettersi in gioco, in campo, con un'associazione, Articolo 41, che ha fondato recentemente, che insomma mira proprio a questo, cioè a chiamare, una sorta di chiamata alle armi nel senso della partecipazione alla gente, insomma, no? È così, De Luca? Assolutamente sì, una sorta di appello che ho fatto anche nel documento di presentazione, richiamando addirittura, prendendo in prestito indegnamente, le parole di Abramo Lincoln, che invita a non peccare di silenzio quando è il tempo della protesta. E questo, a mio avviso, è un po' il tempo della protesta contro tanti anni di cattiva gestione, tanti anni anche di, se è lecito dirlo, di cattiva politica, e quindi faccio appello a tutti coloro i quali vogliono dare una mano a cambiare le cose, a tutti coloro i quali non vogliono abbracciare la croce, perché ritengo sia un onore e un privilegio poter cambiare le cose, poter migliorare la realtà, poter migliorare la nostra comunità. Ecco, questo è un po' l'obiettivo, raccogliere proposte, raccogliere idee, raccogliere attorno ad un progetto menti, intelligenze, competenza, entusiasmo, per cercare di uscire un po' da quello stallo in cui l'Italia, il Mezzogiorno e la Campania sono purtroppo precipitati in questi ultimi anni. Che vuol dire, insomma, scendere in politica, cioè fare politica. Insomma, credo che lei abbia un profilo, insomma, politico in mente, naturalmente abbastanza delineato. Insomma, si parla anche di un possibile come dire, incarico nel PD provinciale, quindi io parlerei prevalentemente di partecipazione, lo dicevamo già in una scorsa intervista, anche se come diceva Gandhi, in democrazia ogni fatto della vita è legato alla politica, quindi dipende un po' anche dal significato e dalla natura etimologica che vogliamo dare al termine. È sicuramente un impegno civico, un impegno per cercare, come dicevo, di migliorare un po' la realtà in cui viviamo. Luca Iovine, imprenditore, gruppo Iovine, consulenza, formazione, con un progetto ambizioso ed importante che va nella direzione dell'internazionalizzazione, di cui parleremo nel corso della trasmissione. Luca Iovine, che naturalmente qui porterà le istanze del mondo dell'impresa, ma anche le istanze rivolte alla politica, una politica che in questi anni ha saputo fare o non fare. È una politica, bisogna vedere a quale livello, no? A livello nazionale, a livello locale. Di sicuro oggi tutti sono scontenti della politica, insomma, il cittadino, l'imprenditore, il lavoratore, perché vediamo un parlare che non si concretizza in fatti e non vediamo miglioramenti. No? Ormai c'è una crisi che ci attanaglia l'Italia da 5 anni, dal 2008 che siamo in crisi e non ci sono soluzioni. Perché a livello nazionale, a livello centrale, sembra che siano concentrati sull'aspetto ragionieristico dei conti, no? Questa spending review che significa migliorare la spesa, ridurre la spesa, ma dovrebbe anche significare provare a riutilizzare quella parte di spesa improduttiva per stimolare l'economia e riaccendere tutto il meccanismo sociale ed economico del nostro paese. Risparmio ma investo e magari, certo, ti do migliori servizi, e invece di questi tempi, insomma, Ernesto Pappalardo, paghiamo tutto, voglio dire, no? Paghiamo due volte sulla sanità perché ci detraggono i soldi in busta paga, poi andiamo a fare il test del sangue e dobbiamo pagare, e poi paghiamo i medicinali, cioè voglio dire, ci hanno tolto tutto, insomma, soprattutto ci hanno tolto, dico ci hanno nel senso che questo paese ci ha tolto la prospettiva, ed è quello che forse le nuove generazioni vogliono recuperare, provare a recuperare. Sì, è proprio questo l'aspetto sul quale bisogna lavorare, cioè recuperare una visione, recuperare un senso di marcia, una direzione. L'ultimo rapporto del Censis di qualche tempo fa parla proprio di questo, cioè si è perso completamente il valore della connettività, intesa naturalmente come capacità
di mettere insieme delle reti, delle relazioni, di costruire capitale sociale, cioè di fare, con un termine forse usato troppo spesso negativamente, fare sistema in senso virtuoso. Ecco, diceva un famoso marchio di telefonia, no, connecting people, in effetti è assolutamente così. Prima di presentare gli altri due ospiti vorrei ricordare in premessa che abbiamo invitato a questa trasmissione anche i rappresentanti parlamentari salernitani del Movimento 5 Stelle, che rappresentano una forza che opera naturalmente nel paese con un consenso importante e sul territorio, ma erano impegnati in aula per votazioni e quindi non hanno potuto accettare il nostro invito. Ci eravamo rivolti anche al mondo delle associazioni, dei comitati locali, penso ai Fidi delle Chiancarelle, ma anche lì ho parlato personalmente con Carla Cioffi, cofondatrice del movimento appunto dei Fidi delle Chiancarelle, però insomma impegnata a Roma, ma ci ha promesso di venire presto in trasmissione. Allora, do il benvenuto ad Antonio Roscia. Antonio Roscia è coordinatore a Salerno di Forza Italia, medico. Roberto De Luca è invece commercialista. Antonio Roscia, come si esce da questa situazione? Una battuta immediata. Si esce essenzialmente facendo sì che lo Stato riduca il suo campo di azione sulla società civile, ribaltando i ruoli, facendo sì che la società sia sempre più autonoma e forte, e quindi in questo modo lo Stato deve assolutamente tagliare le mani da situazioni critiche che stanno coinvolgendo la società nel suo insieme. Quindi meno Stato e più territorio, insomma, più società. L'avvocato Cassandra, Gigi Cassandra, che è presidente del consorzio Asia Salerno, l'area di sviluppo industriale, che insomma è vicino ovviamente all'area di centrodestra, all'area che fa riferimento a Fratelli d'Italia, insomma, quindi del presidente, l'ex presidente della provincia Cirielli, anche da lui un'immediata battuta sul territorio, sulla capacità che c'è, insomma, se c'è, di rilanciarlo. C'è certamente, se no non staremo qua, ci deve essere ottimismo, altrimenti non saremmo qui, con la consapevolezza che stiamo passando un periodo di grandi crisi, però con un ritorno necessario, fondamentale, a una politica che sia con la P maiuscola, dove agli interessi personali si antepongano gli interessi generali innanzitutto, e con una serie di interventi nel mio campo di sburocratizzazione, di dare l'opportunità alle piccole e alle medie imprese di insediarsi laddove ce ne sia la possibilità, senza troppi gravami, senza troppi vincoli, senza troppe leggi, leggine che in passato hanno creato soltanto burocrazia e ostruzionismo, e quindi cercare di attrarre più possibile coloro che invece vogliono investire ancora, hanno la forza di investire i propri capitali per piccole o medie ma importantissime operazioni industriali. Allora, su ognuno di voi ho preparato, parlo dei tre, diciamo, esponenti politici, insomma, della nuova classe dirigente, nuova, ribadisco, non soltanto per l'aspetto anagrafico, o non tanto per l'aspetto anagrafico, ma proprio per la relativa gioventù, come dire, di discesa in campo, ecco, mi sia consentito questo termine. Partiamo da Roberto De Luca e da questa associazione Articolo 41, che è stata costituita, credo, lo scorso novembre, no? Il suo varo, mi sembra di ricordare bene, però, insomma, nella testa di Roberto De Luca c'era già questo percorso da qualche tempo. Vediamo. Tu ente pubblico devi darmi dei requisiti che io devo rispettare a priori. E così io privato, io consulente, io architetto, io progettista, so che se rispondo a quei requisiti, se rispetto determinate regole, la mia opera potrà andare avanti. Non ho mai condiviso questa contrapposizione tra la cosiddetta, ancora una volta, società civile e i partiti. Uno scollamento si è verificato, effettivamente molto spesso c'è una percezione di lontananza da parte della politica e delle istituzioni. Noi cercheremo appunto di far convergere le proposte da parte di coloro i quali sono sul campo ogni giorno, si sporcano le mani ogni giorno, con la proposta dei partiti, ovviamente proponendo tutto ciò che c'è da suggerire sotto forma di proposte di legge, di disegni di legge.
era il suo punto di riferimento. Ecco, De Luca, da dove bisogna ripartire? Cioè, quali sono le criticità? Le conosciamo, insomma, no? basta guardarci intorno per capire che ci sono criticità nella logistica, criticità ovviamente nei consumi, nel commercio, un'area deindustrializzata, penso ad un'area più vasta di quella del capoluogo. Da dove bisogna ripartire? Quindi con articolo 41 le idee che lei propone, insomma, anche per chiamare i cittadini alla partecipazione. Dobbiamo ripartire, credo, dalla giusta sburocratizzazione di cui parlava Cassandra, e poi dobbiamo ripartire dallo sfruttamento e dal potenziamento di quelli che sono le nostre armi. Si dice sempre che non abbiamo petrolio, non abbiamo risorse, ma il nostro petrolio lo ammiriamo sempre quando ci affacciamo sul nostro golfo, il nostro petrolio l'abbiamo sulle nostre tavole ogni giorno. Quindi credo che dobbiamo ripartire da pochi assi fondamentali, ma con degli obiettivi chiari. Innanzitutto si parla sempre del turismo, che ovviamente non può non essere un volano fondamentale di sviluppo per il nostro territorio, sempre inteso in senso di area vasta. Si diceva prima che Salerno è assolutamente strategica dal punto di vista dei servizi, ma anche dal punto di vista turistico tra le due costiere è in posizione assolutamente baricentrica. Dal punto di vista del comparto agroalimentare e dell'agroindustria abbiamo certamente delle potenzialità ancora inespresse che andranno potenziate e sostenute attraverso investimenti infrastrutturali, attraverso investimenti nella logistica e così via. Quindi pochi assi fondamentali, pochi assi per cercare di ripartire, creare sviluppo e creare lavoro sempre più nel nostro territorio. Roscia, d'accordo, e poi sentiamo l'onorevole Pisano del Movimento 5 Stelle che abbiamo intervistato. Io credo poco che nel fatto che la politica possa in concreto dare soluzioni di tipo economico. Io credo che l'economia debba essere lasciata libera di produrre, di progettare e quindi di creare reddito e ricchezza per il paese. Altrimenti finisce che il welfare, o meglio ancora, quella coesione sociale, quella solidarietà sociale che noi andiamo a ricercare, si limiterà a una pacca sulle spalle. Bisogna produrre innanzitutto ricchezza. Una volta che si è avuta questa ricchezza, si potrà intervenire dando una mano a chi è dietro, dando una mano alle situazioni più difficili, anche in campo economico. Quindi il compito dello Stato dovrebbe essere quello di garantire la libertà d'azione delle imprese. Ma è d'accordo con quello che dice De Luca, il turismo? No, nella misura in cui il turismo viene visto come il simulacro della maggiore efficienza economica di questa città. Non credo che questa città, nelle condizioni in cui è stata messa dal punto di vista progettuale, di vivibilità e anche di urbanistica, sia una città nella quale il turismo, così come concepito finora, sia un turismo che possa produrre ricchezza per questa città. È un turismo di bassa qualità, è un turismo che serve essenzialmente a ricreare le condizioni politiche per una ricaduta d'immagine sul sindaco di questa città, ma non una utilizzazione concreta del prodotto culturale, monumentale, storico, del patrimonio che ha davvero questa città e quindi un ritorno in termini di ricchezza concreta. Vogliamo sentire insieme il rappresentante, il parlamentare del Movimento 5 Stelle Pisano, questa prima parte dell'intervista, proprio partendo dal rilancio, dallo sviluppo di questo territorio. Quali sono le idee del Movimento 5 Stelle? Ma innanzitutto bisogna parlare di impostazione prima che di proposta. La differenza rispetto al passato, che forse nella vita non è mai capitato agli italiani di vedere una forza politica che non è concentrata sui territori, ma sulle politiche nazionali che ovviamente poi incidono sui territori. Quindi è chiaro che noi, avendo una visione abbastanza diversa di come dovrebbe andare l'Italia, sia in termini di sviluppo, sia in termini di economia, addirittura per accordi europei, quindi politiche internazionali, ovviamente questo dà un impatto anche a livello locale. È chiaro che se noi puntiamo sui trasporti pubblici non possiamo che dire che a livello locale vorremmo dei trasporti pubblici funzionanti, e questo sappiamo bene che in Campania e a Salerno non è assolutamente fattibile, perché nella situazione in cui siamo, nella gestione che ci è stata fatta, abbiamo soltanto aziende in fallimento e regioni che non elargiscono i fondi necessari per fare questo trasporto locale. A livello ambientale non se ne parla neanche, è chiaro che ci sono stati dei delitti di
di tipo nazionale, propinati da organizzazioni di tipo nazionale, che hanno portato da noi a queste discariche abusive o addirittura il seppellimento di rifiuti tossici, se non addirittura radioattivi. Questa è una grandissima preoccupazione per la mia generazione e per le generazioni che verranno. Chiaramente è difficile oggi dire come vorrei che fosse la Campania, come vorrei che fosse la provincia di Salerno. La vorrei non inquinata, ma questo significa che dobbiamo bonificare. E quindi il decreto in esame attualmente al Parlamento sulla terra dei fuochi, il cosiddetto terra dei fuochi, in realtà è uno scempio, perché da 0 a 100 punta a ottenere 0. E quindi noi stiamo facendo il possibile per ottenere 0,1. Però è un modo balordo di proseguire ed è un modo orrendo di ottenere il risultato. Pure questa terra che ha delle oggettive difficoltà tangibili, penso al tasso di disoccupazione giovanile molto elevato, alla media di disoccupazione femminile particolarmente elevata, ha però due amministratori, il presidente della giunta regionale e il sindaco di Salerno, che sono sul gradino, sul terzo gradino del podio nella governance poll secondo il sondaggio del Sole 24 Ore con IPR Marketing. E allora questo che vuol dire? Ma potrei dire la cosa più scontata, ossia che gli italiani sono come sempre vittima della propaganda, degli organi di informazione in qualche maniera piegati al volere dei potenti, anche perché in qualche caso finanziati dal potere dei politici e delle persone che contano in Italia. Purtroppo però non basta, è un problema culturale. Il motivo è che noi non siamo un popolo di persone abituate ad approfondire delle tematiche che poi alla fine gli riguardano dietro l'angolo di casa propria. E quindi quando ci riteniamo soddisfatti dell'operato di qualcuno, lo facciamo solo sulla base di un po' di propaganda che ci viene propinata per televisione, raramente dai giornali, perché anche la lettura dei giornali non è una cosa molto frequente nel nostro popolo e tra i nostri cittadini. Quindi è chiaro che noi spingiamo verso una partecipazione attiva, non tanto perché riteniamo che da oggi a domani si possa creare la democrazia diretta, che in parte forse è anche utopistica, ma soprattutto perché si crea una classe di cittadini abituata ad approfondire delle tematiche, che è purtroppo una cosa molto faticosa, ed abituata a dedicare una parte del tempo della sua vita ad approfondire quelle tematiche, che è una cosa oggi alquanto impossibile, anche perché di fatto le istituzioni non ci danno dei servizi sufficienti per poter vivere degnamente, per cui dobbiamo arrangiarci tutti i giorni per andare a ottenere la visita che ci serve, per andare a ottenere il certificato che ci serve, quindi perdiamo tantissimo tempo per fare quello che le istituzioni dovrebbero darci. Quindi sicuramente tutto questo è frutto di propaganda. Da questo punto di vista l'invito alla partecipazione è un invito al cambiamento culturale, quindi il Movimento 5 Stelle nasce come progetto politico che vuole cambiare questo paradigma culturale italiano. È chiaro che ci vorrà molto tempo, chissà se siamo all'inizio oppure se ci vorrà ancora di più per essere all'inizio. Ecco, allora, il senso della partecipazione sottolineato a più riprese in questa parte dell'intervista, dopo ne vedremo un'altra, al rappresentante, al parlamentare del Movimento 5 Stelle Pisano, il senso della partecipazione come senso anche dell'approfondimento per capire questioni che invece molto spesso i cittadini non approfondiscono, di qui il consenso che insomma in qualche modo viene pilotato anche attraverso gli organi di informazione. Quello era l'appello rivolto, lanciato dall'onorevole Pisano. La domanda, e saluto di nuovo i nostri ospiti, ricordo che qui siamo con l'avvocato Cassandra, presidente del Consorzio ASI, con il dottor Roscia, che è coordinatore a Salerno di Forza Italia, con il dottor De Luca, Roberto De Luca, che è commercialista ed è fondatore di questa associazione Articolo 41. Pare si dica anche con un futuro incarico nella direzione provinciale del PD, o so male? Non ho notizie ancora in tal senso, ci sarà la definizione degli organismi tra poco, ma non ne conosco ancora la composizione. Quindi. Luca Iovine, imprenditore del gruppo Iovine, ed Ernesto Pappalardo, collega giornalista, direttore di Salerno Economy. Ecco, Cassandra, come si rilancia? Cioè, siamo in una fase di depressione, insomma, dal punto di vista economico. Come si fa? Diamo anche ipotesi concrete di lavoro a chi ci ascolta. Come si sviluppa questo territorio? Come si fa a dare di nuovo lavoro, occupazione? Abbiamo sentito prima che per esempio quello di attrarre, lei diceva, anche piccoli imprenditori, medi imprenditori nell'area industriale. Ma come si attraggono? Io direi innanzitutto chiedendo alla politica uno sforzo per cercare di darci delle leggi un pochino più
agili, leggere, io dico liberali per usare quel termine, a me piace, ma soprattutto meno, con meno burocrazia. Quindi noi, meno burocrazia. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di farlo con immensa difficoltà, ma stiamo cercando di farlo. Gli imprenditori ci hanno chiesto meno burocrazia, più facilità di insediamento, tempi più celeri per gli insediamenti. Queste sono risposte concrete che noi stiamo cercando di dare. Penso che da questi piccoli, grandi interventi si mette già nelle condizioni di chi deve portare dei soldi, di chi deve investire il proprio denaro nei nostri territori, in una situazione più agevole per farlo. Devo dire che l'area industriale dell'Asia è un'area particolarmente vasta, quindi abbiamo delle differenze enormi da zona a zona, perché mentre in altre città dove esistono i consorzi d'Asia l'area industriale è concentrata in una zona circoscritta, da noi è a macchia di leopardo, perché va da Salerno a Cava, a Fisciano, Mercato San Severino, Battipaglia e poi scende nell'area cosiddetta del cratere. Quindi già ci troviamo di fronte a una situazione geografica estremamente diversa tra una zona e l'altra. Ci sono zone dove possiamo investire maggiormente in quanto ci sono più spazi a disposizione per l'industria, per la piccola industria, per l'industria media. E ci sono zone invece dove siamo più stretti, ci sono zone, uso un termine, sature, dove non è più possibile al momento collocare nuovi spazi perché non ce ne sono. Quindi è chiaro che l'investimento maggiore che oggi stiamo facendo in termini di attrattività è nelle zone dove c'è ancora spazio. Devo dire, senza rubare troppo tempo a voi, che abbiamo fatto un bando di cui ho già parlato, ce ne vantiamo all'ASI, in cui su 10 aree messe a bando ne abbiamo collocate 7 per 6 imprenditori diversi. Quindi un imprenditore ne ha prese 2. Sto parlando dell'area del cratere, quindi Palomonte, Buccino, Oliveto e Contursi. Ho l'esigenza di ritornare subito, infatti sto sollecitando gli uffici in tal senso, a rifare un bando, perché delle aree non sono state assegnate. Queste aree evidentemente hanno bisogno di un ripensamento, quindi un eventuale frazionamento di queste aree in modo che si possano rimpicciolire per permettere magari, ripeto, non al grande imprenditore, ma a più piccoli imprenditori di entrarne in possesso, quindi di vincere un bando e prenderle, e come abbiamo già fatto anche di riperiziare queste aree, perché è evidente che oggi quel prezzo che poteva essere applicato 8-10 anni fa, oggi non è più. Cos'è che si deve fare? Concorrenza, cioè oggi è il presidente dell'ASI deve avere la capacità di rendere queste aree appetibili rispetto all'imprenditore che magari sta guardando la stessa area ASI senza voler di un altro Avellino, sono carissimi amici, sottolineo i carissimi amici, o degli amici di Potenza. Ecco, il presidente dell'area ASI di Salerno deve rendere appetibili queste aree. E chiudo, una scelta strategica fondamentale, e anche su questo stiamo avanzando delle proposte che presenterò a brevissimo tempo a tutti i sindaci delle aree ASI di Salerno, è la necessaria riqualificazione delle aree industriali, perché per poter avvicinare un qualunque tipo di imprenditore ho anche la necessità di presentare un'area industriale che abbia un minimo. Certo. No, non ti posso vendere la casa se la casa è cadente, voglio dire. Di dignità. Su certo. Questo con i sindaci, a partire ovviamente dal mio sindaco di Salerno, spero di avviare presto un confronto su questi argomenti, ma anche su tutti gli altri. Quindi sindaci. Il ruolo della politica in questo senso, delle amministrazioni, insomma, è decisivo, anche immagino per la questione riguardante appunto la logistica, quindi i collegamenti, perché altrimenti se non si creano le condizioni, non c'è la capacità di attrarre investimenti, dunque non si può creare nuova economia. Dico bene, mi rivolgo ad Ernesto Pappalardo, insomma, credo che finalmente, insomma, dopo qualche schermaglia iniziale stiamo arrivando al nocciolo delle questioni. Il presidente dell'ASI ha
una centralità in questo ragionamento, perché proprio la riforma dei consorzi delle aree di sviluppo in effetti tende a trasformare questi enti in attrattori di investimenti e anche di promotori nella sfida tra i territori. Il problema vero è questo. Oggi è in atto una competizione tra microsistemi di sviluppo locale. Per vincere questa competizione ci vuole un'integrazione di tutte le componenti, di tutti i cosiddetti attori dello sviluppo, quindi enti pubblici, enti locali, enti di servizio, enti funzionali, Camera di Commercio, ma anche le associazioni di categoria che devono trasformare il loro ruolo in fattori operativi di sviluppo. Quello che manca a Salerno, quello che diceva prima Roche, è importante, perché il problema vero è di avere una visione larga, però quello che manca è un'integrazione non strumentale o dialettica tra queste componenti. Cioè il sistema salernitano è bloccato dalla politica che vive di sterili protagonismi locali, non solo nella politica. Cioè, in questi mesi abbiamo assistito a una cosa paradossale, c'è stata una corsa a chi si intestava la leadership della crisi. Cioè, siamo talmente regrediti in questa provincia, ma anche in altri territori simili, non è solo un problema di Salerno, in cui addirittura la politica ha tentato di sviluppare un protagonismo non sulle proposte, ma sulla denuncia della crisi. Allora la nuova generazione, i quarantenni, la nuova politica, secondo me deve ripartire, deve spostare l'asticella un po' più in alto, ripartire da un progetto integrato, dialogare, superare delle contrapposizioni. Roberto Luca ha sollevato un tema fondamentale, che è quello della rappresentanza. Il tema del 2014, stamattina c'è un'intervista molto molto interessante sul Corriere del Mezzogiorno di Franco Tavella, in cui anche il sindacato, dice Tavella, si rimette in discussione cercando di confrontarsi con la base. Cioè, quindi bisogna recuperare un ruolo di servizio per il territorio, e secondo me Cassandra ha centrato il punto, cioè vincere la sfida tra i territori remando tutti insieme su un progetto. Lancio una provocazione: noi siamo una provincia dove tutti gli attori a cui ho fatto riferimento non hanno delle priorità condivise. Cioè, se noi chiediamo a ognuno di loro quali sono tre progetti sui quali secondo te bisogna andare avanti, basta pensare per esempio alla filiera del agro alimentare, sì, o agroindustria, insomma, cioè, ognuno e di alle loro, strutture associative, ognuno di loro ci dirà tre progetti diversi. Certo. Cioè, quando o al mondo del commercio, quando si dice non ci sono fondi, non è vero. Come centro studi del Lance abbiamo certificato che c'è 1.100.000.000 di euro disponibili per le infrastrutture, la contraddizione di 480.000.000 di euro bloccati per il patto di stabilità. Cioè, non è un problema di risorse, è un problema di costruire un'integrazione tra tutti i soggetti su due, tre priorità, non di più: logistica integrata, infrastrutture, agroalimentare. Cioè, il discorso è di mettersi d'accordo. Cioè, quindi la nuova generazione ha questo compito. D'accordo, De Luca? E quali sono le priorità, secondo lei? D'accordo, sicuramente, ma in parte, e mi ricollego un attimo al discorso del presidente dell'ASI, che io stimo come tutti i professionisti che lavorano in questo ente, però un liberale presidente dell'ASI, secondo me, è un po' un ossimoro, mi si consenta questa battuta. Credo che sia probabilmente un esempio di quegli enti che potrebbero funzionare meglio, diciamo così. Sono morbido, Cassandra, nel mio giudizio, ma non per come è gestito, ma per la sua stessa struttura, per la sua stessa natura. Io fatico a capirne la reale utilità finora. Per questo, per quanto riguarda il primo aspetto della sburocratizzazione che abbiamo menzionato in precedenza. Per quanto riguarda gli assi di sviluppo fondamentali, ovviamente ce ne sono da sviluppare, ci sono potenzialità che abbiamo nel nostro territorio e che sono ancora inespresse. Si cita sempre il turismo, ovviamente, che è uno degli asset fondamentali da sviluppare, ma che deve fare un salto di qualità. In questo caso anche tutte le associazioni devono dare una mano, soprattutto in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici. Anche in questo caso credo che la Forta Pash Salerno, da città di mare, sia diventata una città in cui l'alta stagione è anche a novembre e dicembre.
il turismo si può collegare e si deve collegare a tutto il nostro patrimonio culturale, architettonico, archeologico che abbiamo e che è poco sfruttato, e a questo proposito credo che non sia un peccato, uno scandalo eventualmente coinvolgere i privati all'interno della gestione dei monumenti. Anche qui c'è bisogno di un salto di qualità anche da parte dei cosiddetti comitati. Pensi che a Roma Della Valle, per mettere soldi suoi per sponsorizzare la ristrutturazione del Colosseo, ha dovuto fare lotte contro non so quali fronti di protesta che cercavano di impedire la realizzazione dell'opera. Dal punto di vista sempre del turismo lancio una provocazione o un interrogativo, perché se vogliamo fare turismo, e tutti sono d'accordo su questo, tutti gli attori politici, tutte le parti, tutte le istituzioni, poi non si capisce come mai abbiamo un aeroporto fermo, l'aeroporto di Bergamo, non Londra, ha superato l'INATE, fa circa 9 milioni di passeggeri all'anno, l'aeroporto di Salerno tra le due costiere, Amalfitana e Cilentana, non riesce a decollare e non si capisce di chi sia la colpa. Non solo non riesce a decollare, credo ci costi anche svariati milioni di euro all'anno, e credo che un ente come ad esempio la Camera di Commercio o tutte le altre istituzioni, con i soldi che spendono per l'aeroporto, potrebbero attrarre fior fior di investimenti per il nostro territorio. Esposito citava agroalimentare ed agroindustria. Io credo che si debba ragionare sempre più in un'ottica di agroindustria e non solo di mera produzione agricola, quindi anche di trasformazione di manifattura al servizio di tutta la filiera integrata dell'agroalimentare. La logistica assolutamente è un altro elemento importantissimo che però ha bisogno anche qui di un'integrazione di sistema. Noi purtroppo abbiamo un livello di spesa dei fondi europei da parte della regione che è ancora a numeri abbastanza trascurabili, diciamo così, e che purtroppo si concentra troppo spesso sull'evento, sulla sagra, piuttosto che sulla grande infrastruttura, su poche grandi opere, su pochi grandi assi che possano poi creare effettivamente uno sviluppo e possano fare da traino per nuove attività imprenditoriali e da sostegno per le attività esistenti. Questo è anche il territorio, non mi riferisco al Salernitano, ma al Mezzogiorno, nel quale troviamo le fragole che vengono dalla Spagna e le nostre, quelle della Piana del Sele, per esempio, che vanno in Austria e in Svizzera. Ecco, a proposito di sistema, di agroindustria che non decolla e di strutture associative che non... Noi abbiamo fatto un viaggio che riprenderemo presto con Ernesto Pappalardo, proprio nell'agroalimentare, insomma, gli imprenditori ci dicono siamo soli, cioè nel senso io non faccio rete con nessuno, abbandonati dalla politica, abbandonati dalle associazioni, abbandonati perché non veniamo messi in un sistema. Quindi io vendo su internet oppure vendo all'estero piuttosto che vendere qui, anzi i costi sono elevati, sono costretto a tagliare anche i dipendenti. Ripartiremo da Antonio Roscia dopo la pubblicità.